Uella, ben ritrovati! Dopo un mese che non ci vediamo su YouTube, sono ritornata con l'intento di inviarvi delle vibrazioni positive. Sempre su YouTube, sperando di farvi passare dei momenti piacevoli e di farvi pensare, di farvi ragionare. Ancora una volta su YouTube e nella vita privata. Beh, cosa avete fatto quest'agosto? Come l'avete passato? Io ho un sacco di cose, un sacco di novità. Sei venuto al mondo per competere con te stesso, non con gli altri. Superare i tuoi limiti, vincere le tue paure, superare le difficoltà. Tu tieni la sacra fiamma della tua vita. È dentro di te. Sei una forma di vita piena di luce, fatta di particelle e intelligenza infinita. La società ci crea delle illusioni. Sì, dico società per non dire altro, però ok. L'apparente coscienza di separazione. Siamo troppo abituati a vedere ciò che è materiale, ciò che è fisico, ciò che possono vedere i nostri occhi fisici. E ci insegnano, per non so quale ragione, a competere l'un l'altro, a competere per vincere. Da una parte qualcuno potrebbe dire sì, ma è giusto. Sì, ma lo si vede poi con cattiveria. Il vincere è il fatto stesso di superare un proprio limite, è il fatto stesso di fare qualcosa alle quali non eravamo pronti, una sfida personale. In un periodo come questo, come quello in cui stiamo vivendo, di grande trasformazione, l'importante è molto focalizzarsi su se stessi, ma a livello personale, senza metterci in competizione con gli altri. Dobbiamo imparare a vincere le proprie paure, a metterci in gioco, ma sempre per noi stessi, non con lo scopo di vincere su un altro. Rilasciare le nostre critiche, ma non essere troppo duri con noi stessi, semplicemente essere obiettivi. Elevate la mente a pensieri di abbondanza, di gioia, salute, prosperità, creazione, passione, arte. Sappiate che i pensieri non sono nostri, vanno e vengono, dobbiamo solo lasciarli scorrere, dobbiamo passarli, lasciare che i sentimenti percepiti siano come nuvole in arrivo e in partenza, con zero attaccamento a loro, come i pensieri. Filtrare tutto attraverso le vostre energie, concentrarsi su ciò che mette benzina, quella fiamma che già abbiamo dentro, connetterci con tutto ciò e condividerlo col mondo. È ora che voi stessi siate la vostra più grande cheerleader, dovete tifare per voi stessi. Magia, ecco cosa sei tu, sei magia e tutta la vita è magia e tutti noi facciamo parte dello stesso disegno, dello stesso quadro, con ruoli differenti, ma ognuno di noi ha un ruolo ben preciso. Non siamo in competizione, facciamo tutti parte di un grande disegno. Every day is a new surprise, only good vibes. Visit us. Toccata la curcuma, mi si sono ingiallite le unghie. Che miseria. Bevi, 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 che fa bene.